Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo arrivati qui sull'isola degli Yoshi e uno Yoshi gigante rosa cicciotto ha iniziato a mangiare tutti quanti, compresi gli altri Yoshi e una tartaruga che fa la giornalista. Andate giù bimbi per favore, voi due avvitatevi e andate di là, woof! Yeah. Ah. Che ti spaventi? Che siamo brutti noi, siamo! Allora, aspetta. Ecco, lo sapevo. Volevo evitare lo scontro. Ah! Il tempismo di sto cacchio di uccellino è terribile. 2, 3. È veramente orribile il tempismo. Bravo Gigi. Di quell'attacco. È veramente orribile. Perché poi si ferma a metà fra te e lui. E quindi di conseguenza, anche volendo evitarlo, è difficile. È difficile evitarlo. Comunque, allora, facciamo una cosa. Andiamo prima a prendere i bimbi, ripuliamo tutta quanta la zona e poi proseguiamo, perché come ho già detto non ha senso che livelliamo solo uno e gli altri no. A questo punto combattiamo con tutti e via. Anche perché avendo la spilla quella lì e degli strumenti, che se li uccidiamo con uno strumento facciamo prendiamo più punti. Scusatemi, ma quando uso l'uovo preferisco concentrarmi un attimo, visto che l'altra volta siamo andati di merda. Almeno questa volta ci concentriamo un attimo. Allora, vai. Ecco, fatto. Lo sapevo che mancava un colpo. Lo sapevo. Però almeno ci becchiamo i punti vita e ci... cioè, i punti vita, i punti extra e soprattutto abbiamo preso un fungo vita. Speravo in qualcosa di più di un guscio verde, ma... ma come? Neanche lo tocca... vabbè, dai. 1 e 2. Speravo di ucciderlo. Perfetto. Allora, abusiamo di un po' di questi gusci verdi. Ah! Lo odio il guscio verde perché quando il nemico è troppo vicino a te non faccio mai in tempo a prendere il tempismo giusto. Perfetto, punti extra. Che vabbè, oh, non saranno granché. Ma tanto... allora, la cosa buona di questo capitolo, c'è da dirlo, è che appunto, essendo gli strumenti una cosa a parte, tu puoi sostanzialmente abusarne quanto ne vuoi senza, diciamo, una vera e propria ripercussione. Nel senso... ottimo. Nel senso, tu hai in Superstar Saga 200 punti fra te... no, beh, 200 è un po' eccessivo. Hai, che ne so, 60 punti fratello. 60 punti fratello... diciamo che sono 20 mosse da 3 punti. Ok. Tu una volta fatte quelle 20 mosse, se sei bravo, già prima di quelle 20 mosse hai ucciso il nemico. Se invece sei scarsino, che delle 20 mosse... vedi cosa succede a parlare. Quelle 20 mosse le hai consumate. No. Mentre qua tu hai 99... possibilmente parlando, possibilità di fare quell'attacco, fratelli, quante volte vuoi. Appunto 99 nel cap massimo di un oggetto. E di conseguenza tutto di guadagnato. Tu hai veramente la possibilità di non rimanere quasi mai a corto di un attacco abbastanza potente. Poi ovviamente è sempre la bravura del giocatore nel saper utilizzare quello strumento. Per esempio adesso l'uovo che abbiamo utilizzato, diciamolo, facciamo un po' schifo ad utilizzarlo, ma perché come ho detto
utilizzarlo qua su emulatore mi viene strano rispetto a come lo usavo su Nintendo DS. Perfetto. Ma non è niente di impossibile, nel senso... speravo molto di più. Ci ho sperato realmente che lo uccidessimo. Ma si ascolta. Per 4 punti in più in questo momento me ne faccio anche a meno. Ah certo, tu ti proteggi, bastardo. E allora beccati il guscio verde. Vedi, con lui ho avuto molta meno difficoltà perché era molto più lontano. Con questo qua ho avuto molta meno difficoltà perché era molto più lontano, di conseguenza lo spazio fra un colpo e l'altro era maggiore e avevo più tempo per tac 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 tac. Let's go, occhi tocchi. Ottimo. Ma sì, ascolta. Per quei 4 punti in più in questo momento evito di sprecarli anche gli strumenti, per quanto non siano, come ho detto, un problema in questo capitolo, però a prescindere ce li teniamo da parte. Ecco, forse è meglio usare i punti fratelli, nel senso è più, come posso dirlo, più giusto, perché tu alla fine sei più attento a quello che fai, mentre in questo modo, avendo appunto la possibilità di sfruttare gli strumenti molte molte più volte. Ok. Hai un accesso facilitato a un eventuale scontro con un boss, per dire. Mentre invece quando devi anche dividere bene, ho sbagliato qua io a parlare, devi dividere per bene come e quando usare eventuali punti, sei un attimo più in difficoltà. Ci ho sperato. Ah, ottimo, bravo. Dai. Il tempismo di quell'attacco di merda. Madonna mia. Crepaci, non ti permetto di curarlo. Che tra l'altro è la prima volta che vedo questo attacco qua, questo qui della nuvola di pioggia, perché giustamente li ho sempre uccisi molto prima che potessero effettuarlo quell'attacco. Perfetto. Non l'avevo mai visto quell'attacco lì. Un guscio verde. Wow, che spreco. Almeno dammi l'uovo. Almeno dammi l'ovetto. Un Gokura. Adesso qua si abbassa la pedana. Ah, perfetto. Quindi i bimbi devono venire qui. Forza bimbis. Anche se mi sa... ah no, ci arrivano. Stavo pensando, mi sa che devo accompagnarli. Invece già la fanno benissimo. No. Ecco qua. Dai. Che palle. Allora non lo so. Usiamo l'uovo bomba, dai. Tac. Ok. Contro sti cosi l'uovo bomba fa abbastanza danno. Ovviamente parlo tutto al momento, nel senso, in questa fase di gioco l'uovo bomba fa abbastanza danno. Stiamo racimolando dei bei funghetti vita, che non c'è male. Non credo che li useremo e spero di non usarli. Ok, pensavo di averlo fatto troppo presto. Però non si sa mai. Sempre meglio averli, per carità. Ottimo, se avessimo avuto la spilla in questo momento avremmo guadagnato un pochino di punti extra, però vabbè, si butta via nulla. Allora, forza bimbi. Eccoci qua. No, state attenti.
non voglio che combattiate contro sto schifino. Cioè, o meglio, potreste anche farlo, ma non vorrei. Si è spento il fuoco. Ok, non c'è un tasto per svuotare l'acqua subito. Allora, non è che verrebbe qua l'uccellino? No, eh? Dai, voglio ucciderti. Però con tutti quanti, non da soli. Vabbè, amen. Saranno 60 punti che non prenderemo. Amen. Ci rifacciamo su di lui. Pizzico, occhi tocchi. Uno e due. Uno e dos. Mi aspettavo facesse il coso di cura, però... Tanto ormai probabilmente sa che è a una fine inevitabile. Quindi l'ha tentata. Bravo. E Mario sale di livello. Un ragazzo in un commento mi ha scritto che non c'è stato un episodio in cui non abbia preso almeno un 4. Forse il primo, dai. Forse il primo non ho preso 4 perché non ce n'erano. Vogliamo tentarla anche oggi? Andiamo coi baffi? No, i baffi troppi uno. La velocità invece c'ha dei bei numeri. Anche i punti vita vedo dei bei numeri. Però a questo punto puntiamo alla velocità così gli altri crescono. Ok, un 5. Un 5 ci sto. Luigi invece... Potessimo aumentarti la velocità non mi farebbe schifo, però ci sono troppi uno. I baffi invece vedo dei bei 6. Bello, un 4 ci sto. Un 4 mi va bene. Perfetto, i bimbi. Baffi? Baffi vedo dei bei numeri. Bello, un bel 6. Bravo bimbo. Oh yeah. Baffi anche per te? No, velocità. Oppure punti vita. Facciamo i punti vita, dai. Bello, un bel 6. Complimenti al bimbo. Dai, su, scendi. Ok. Sei un attimo confuso, non sapeva cosa fare. Ma sì, dai, sprechiamoli. Tanto vale usarli, no? Tanto come vi ho detto, più avanti nel gioco, strumenti come questo lo useremo, sì e no, pochissime altre volte, ma magari giusto per sfizio, per dire... Che strumento utilizziamo? Utilizziamo quello, ma difficilmente strumenti come questi poi finisce che le usi più. Piuttosto il bombardone. Il bombardone ne abuseremo più avanti, se lo useremo. Tra l'altro ci saranno anche altre varianti del bombardone, per meglio dire, di un eventuale strumento fratelli che utilizza il salto come attacco. Il bombardone è uno di quelli iniziali che è sicuramente buono. È sicuramente uno degli strumenti migliori all'inizio del gioco. Assolutamente. Forse... Dai! Ma porca... Forse... Superiore addirittura ai due tipi di fiori, sia quello di ghiaccio sia quello di fuoco, ma solo perché alla fine fai un grande danno in una botta sola. Cioè, per dire, anche i gusci alla fine sono buoni. Però coi gusci devi stare molto più attento, devi seguire il guscio ed andare a una certa velocità, a un certo punto. Mentre col bombardone, per esempio, è vero, sono solo 4 colpi, ma uno ti becchi il colpo totale di tutti e 4. Quindi di conseguenza, in base a quanto danno fanno tutti, tu prendi un totale, che sarebbe come 4 salti, appunto, singoli. Mentre col guscio, per esempio... Uno, devi prendere il tempismo, come vi ho già detto, ma due, oltre al tempismo, devi anche, se ci sono i bambini, riuscire a prendere il tempo anche per fare la roteata. E la roteata, appunto, è un bonus extra ai danni, che se riesci a prendere, vabbè, è qualcosina di più, ma niente di eccessivo. Mentre il bombardone, in base a quanto tu attacco fai, fai un danno molto più alto. E secondo me ne vale molto più la pena quello. Perfetto, 3 uova bombe. Visto che eravamo un attimo a corto. Colpiremo tutti? Solo l'uccellino. Guarda, ti dirò che non mi dispiace. No!
Sono stupido io. Mi dispiace, Baby Gigi. Avevo già selezionato la Y e quindi sono andato proprio sul sicuro e ho detto vai, attacca. Scusami, Gigi. Allora, altro fagiolino. A quanto siamo di fagioli? Ma giusto per curiosità. Pensavo molti di meno. No, allora, non mi sembra che ne abbiamo presi 30 uno per uno. Forse alcune zone ti danno più di un fungo insieme. Può essere. Non ne sono sicuro. Allora, aspetta che questo c'ha un tempo tutto suo. Potrebbe essere che alcune zone magari ti danno più di un fagiolo alla volta, eh? E ci facciamo un salvataggio. Eccolo qua. Allora, Kamek. Gnamma, 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 gnamma. Mi mangio i biscotti perché sono cattivo. Urca, piano, principe Bowser, piano. Ecco, prendo un po' di latte. Latte di mucca feroce. Cloccate, cloccate, cloccate. Ah. Biscotti e latte di mucca feroce, il massimo. All'inizio girare per questo villaggio fantasma non mi piaceva per nulla. Ma poi ho capito che qui nessuno può impedirmi di mangiare tutti i biscotti che voglio. E vai. Sì, davvero bello. Ehi, dacci dei biscotti. Accidenti, allarme. Ah, cosa ci fate qui, stupidi? Ah, cretinetti, mi avete seguito fin qui per rubare il mio tesoro, vero? Come? Volete il mio tesoro? E anche i biscotti? State scherzando, siete stati voi i primi a rubare il mio tesoro. I cattivi siete voi, ah! E tutta questa roba me la tengo io. Questa e quella. No, no! Mocciosi! Principe Bowser, stia calmo! I biscotti! Sua voracità, lasci fare a me. Lei vada a farsi una passeggiata per calmarsi. Vi è andata bene, capito? Ruba merende, siete spregevoli, i biscotti! Me la pagherete! Va bene, va bene, va bene! Kamek, conto su di te, dai una lezione a questi ruba merende! State iniziando a farmi girare il guscio! A voi farò andare di traverso i biscotti e a voi strapperò tutti i baffi! Occhi d'occhi! Ok, come vi dicevo appunto, il bombardone a inizio gioco is good. Allora, Baby Gigi, Luigi, Mario e Baby Mario. 1, 2, 3 e 4. 100 tondi tondi, eh. Oh, cacchio. Ma, allora, non ho capito per un cacchio. Quale sono io? Quello che parla, forse? Ti giuro che dalla prospettiva a una certa sembra che dovesse colpire Luigi e non l'ha colpito mai. Boh, sarò stato io a vederlo malissimo. In teoria, ah, e invece no. Merda. Vedi cosa succede a parlare. Stavo dicendo, in teoria quello che parla è quello reale, però mi avrebbe fregato. Avrei usato un bombardone per nulla. Ok, bambini Mario e Luigi. 1, 2, 3 e 4. 100 tondi tondi. Becca di questo. Se... aiuto. Minchia. È andato troppo veloce. Non ho fatto proprio in tempo a muovermi. Si vede che con questo gioco ho molta meno esperienza rispetto a Superstar Saga. Ok. Un altro turno mio. Te l'ho detto che in questo giro avremmo abusato del bombardone. Allora. 1, 2, 3 e 4. Becca di questo. 1 e... aia! Ah! Eh sì, ti sarebbe piaciuto. Avrei voluto usare anche un guscio, però. Abbiamo i bombardoni, usiamoli. Baby Gigi, Mario, ok. Altri 100. Papparì, papparà.
ci becchiamo un bonus. Beh, dai. Le ultra spore. Vabbè, dai. Ci sono qualche X da prendere qui? Cacchio! Dicolo cieco! Incredibile, una stupida vicolo cieco! Dacci il pezzo! Stupidi mangiafunghi! Vi siete mangiati i biscotti? Bene, io mi mangio il tesoro! Wow! Ah, questi cosini erano deliziosi! Luigi! Ci penso io! Ehi, ma cosa? No! Uè, giovanotti! Che stiamo facendo qui, giovanotti? Ciao, mi sto arrampicando io. Aia, cado. Aspettatemi, eh. Ci pensiamo noi, dai, vai. Ciao. Ho fame. Con cosa sta scuotendo la montagna, scusami? Ho fame. Aia. Aiuto. No! Luigi, i pezzi! Ma! Ho fame! E chiude e apre gli occhi. Viaggio al centro di Bowser, il preludio. Ma allora, sta cosa di fa... Adesso c'ho un dubbio. Mi sembra che quelli che hanno creato i primi tre capitoli di Mario e Luigi avessero un fetish per farsi... per le persone che venivano ingoiate. Nel primo... Nel primo vengono mangiati da Ghigno Bowser. Nel secondo vengono mangiati dallo Yob. Nel terzo tutto il gioco è basato su... su loro due che stanno dentro il corpo di Bowser. Mario! Ho una soluzione. Babies. Biscotti! Evviva! Oh yeah! Thank you very much! Thank you very much! Ah, sono stato furbo! Bravo Luigi! Grazie! Che schifo! Deduco che siamo nell'apparato digestionale della bestia. Anche il giovane Bowser e i pezzi della stella devono trovarsi qui dentro. Suggerisco di trovarli e di uscire di qui alla svelta. Vediamo. Ok, forse dobbiamo prima sbloccare qualcosa. Sì, dovevamo sbloccare un'uscita. Hai bisogno di una mano? Se riesco a spostare questo masso, forse potrò uscire. Ma da solo non credo di farcela. In effetti sembra possibile elargizzare il passaggio spingendo il basso del buco. Potrebbero esserci altri Yoshi dentro questo mostro. Suggerisco di cercarli. Va bene, allora prima chiamiamo gli adulti. Eccoci. Andiamo. Ecco fatto, in realtà non serviva perché siamo già full. A salvare, calmi tutti. Ecco i fiori di ghiaccio e ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.